Officina Oltre 900 è l'etichetta editoriale del gruppo, del collettivo Oltre 900, e nasce con l'idea di un ritorno all'artigianalità e alla manualità anche nella costruzione del libro. Sono libri d'artista, quindi una collaborazione, un connubio tra un poeta e un artista visivo. È un po' quello che i poeti hanno perso, è sempre avuto in meno dei pittori, degli artisti visivi, è stata questa manualità, questo utilizzo artigianale della materia. E quindi la scelta di creare dei libri fatti a mano, partendo dalla carta, dalla scelta della carta, che non è mai casuale, che viene tagliata a mano, viene piegata a mano e viene tutto rilegato a mano, in un'operazione che può sembrare fuori dal tempo, in realtà è un recupero dell'unicità di ogni pezzo, anche se è una replicazione perché è una stampa, però ogni pezzo della tiratura assume la sua peculiarità nelle imperfezioni che inevitabilmente vengono fuori da un lavoro fatto a mano e in una macchina. È un rifiuto di replicare asetticamente tutto quello che è arte sostanzialmente. E quindi, dicevo, l'utilizzo della carta, come noi adesso abbiamo già editato Ellissi Mediterranea, che è il primo libro che è uscito a fine del 2010, è stato stampato su una carta Magnani Pescia da 190 grammi, una carta che viene prodotta nella provincia di Pistoia, da una cartiera semi-artigianale, diciamo. Comunque sono carte artistiche, carte per incisione di grossa grammatura, quindi anche il libro assume una consistenza interessante. La scelta del carattere, del font, che è un Bauer Bodoni, un carattere contemporaneo, molto elegante, slanciato, abbinato per la parte visiva a un'incisione, quindi è un acquaforte, acquatinta e punta secca su rame. Quindi dal punto di vista dell'artista visivo, anche la scelta del materiale, del rame, la scelta, che è un materiale molto bello e molto interessante, che si modifica poi con il tempo, e quindi anche l'utilizzo, l'impronta che viene lasciata una volta che viene passata la carta sul toro, dà questa impressione di matericità. Ogni libro poi, con questa scelta, ha una sua vita non breve, ecco, perché comunque confezionare un libro prende il suo tempo. Oggi siamo abituati ai libri stampati in serie, quindi i tempi di produzione sono ridotti. Produrlo invece artigianalmente significa viverlo fino in fondo. Invece, parlando dell'altro libro, qua c'è solo l'interno perché la copertina dobbiamo ancora finirla, intanto è stato stampato l'interno, si intitola Tracce nel fango ed è un libro d'artista che è stato realizzato da Luca Ariano con 6 poesie e da Marco Bai con un'impronta lineografica. È stato realizzato proprio sui torchi dello stesso artista e quindi in casa. Il libro è invece, per la parte poetica, è stampato su una carta Fabriano Murillo da 190 grammi, anche questa, che è una carta diversa, carta comunque marcata, con una lavorazione di marcatura, e su un formato diverso, nel senso che la dimensione è la stessa, ma la dimensione è un 1/32 del foglio da 70-100, messa in orizzontale, quindi abbiamo cambiato il formato del libro, abbiamo cambiato il carattere perché usiamo un Didò, che è sempre un carattere contemporaneo, che si adatta meglio alla grafica delle poesie di Luca Ariano, che utilizza molti corsivi, quindi il corsivo del Bauer Bodoni è un po' più difficile da leggere, invece il corsivo del Didò è un po' più chiaro, un po' meno affaticante, quindi la scelta è stata questa,
e la scelta è comunque quella di rendere ogni tiratura diversa dall'altra, nel formato, nella scelta della carta, nella scelta del carattere, e poi ogni artista che collabora, che realizza queste cose, mette del suo, condividiamo tutte le varie scelte, dei vari aspetti della realizzazione del libro, cosa che non succede sempre, anzi non succede mai, nel senso che il rapporto tra editore e poeta è di solito molto, molto distaccato. In realtà qua c'è un aspetto artistico e di scelta dei materiali anche dal punto di vista editoriale, e questo aggiunge secondo me molto valore, perché nulla è lasciato al caso.